Dopo un anno si è concluso il progetto Diritti e Rovesci promosso dall'assessorato comunale alle politiche sociali di Lanciano e finanziato con fondi PARFAS per diffondere la cultura della legalità. Presso il Polo Museale Santo Spirito, nel corso del workshop Fai Strike con la legalità e esperienze a confronto, le associazioni e i partner del progetto hanno raccontato le attività svolte e i laboratori organizzati con la partecipazione di istituzioni, scuole, forze dell'ordine e naturalmente gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, veri protagonisti dell'iniziativa. Ospite d'eccezione il magistrato siciliano Mirella Agliastro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e collaboratrice della Commissione Nazionale Antimafia. Preziosa ed emozionante la sua testimonianza, una donna tutta d'un pezzo, con 32 anni di carriera sulle spalle, iniziata nei piccoli paesi siciliani fino ad arrivare al cuore pulsante della mafia, Palermo. Un magistrato che vive sotto scorta perché costantemente minacciata e nonostante tutto va avanti senza paura in un mestiere che ha scelto e che sente nelle vene. Tanti importanti processi cui ha preso parte con imputati personaggi del calibro di Giovanni Brusca e tanti gli ergastoli combinati, come quello agli assassini di padre Pino Puglisi, beatificato nel maggio 2013 e divenuto il primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia. Fu proprio lei a redigere le motivazioni della sentenza di cui poi Papa Francesco si è servito per proclamare la beatificazione di padre Puglisi. Un po' intimiditi, gli studenti delle scuole superiori cittadine intervenuti al workshop si sono poi fatti catturare dal carisma del magistrato con la quale hanno interagito e lei, notoriamente schiva e poco incline ai racconti personali, li ha ricompensati con un ricordo molto caro, rispondendo proprio ad una domanda di una studentessa su quale fosse stato l'evento che più l'ha segnata nel corso della sua carriera. È la morte di Borsellino, indubbiamente. La morte di Borsellino per me è stata una lacerazione del cuore, perché io certo non ero sua figlia, io ero molto più giovane di lui, ovviamente. Ora avrebbe 75 anni e andrebbe in pensione. E quando lui è morto, per me è stato un pezzo di cuore che se n'è andato e un pezzo di sangue che non tornerà più. E quindi questo è sicuramente nella mia vita, al di là della mia famiglia, l'evento che mi ha, come si dice, disintegrato. E poi ho ricominciato a fare il giudice perché era giusto che continuasse a farlo anche per lui. Cosa mia interiore non le dico a nessuno, cioè io non ho mai partecipato a una celebrazione di Paolo Borsellino pubblica per fare pubblicità o per farmi dire che ero. Ora oggi tutti li chiamano Giovanni, Paolo e noi sappiamo e conosciamo colleghi che addirittura erano invidiosi di loro, e però oggi sono tutti Paolo e tutti Giovanni. Io non ho mai partecipato in 20 anni, quando 21 anni, non ho mai partecipato una sola volta a cerimonie, sono talmente schiva di carattere, quindi oggi non lo so perché mi sto così aprendo con voi, clima forse abruzzese, la perché è il terra clima abruzzese è abruzzese, e bellissima. quindi vi ringrazio anche per questo. Al workshop ha partecipato anche Francesco Menditto, procuratore capo presso la Procura di Lanciano. Agli studenti, con i quali ha sempre avuto un feeling particolare, ha ribadito che bisogna avere fiducia nello Stato perché chi sceglie la strada della sopraffazione sarà privato della libertà e della dignità. Soddisfatta l'assessore Dora Bendotti, spero, ha detto, grazie al progetto Diritti e Rovesci, un piccolo germoglio sia stato piantato negli uomini e nelle donne di domani.